Io ci penso dopo a girare le ricette, più che altro prima volevo collaudarla. Ciao amici e benvenuti in un nuovo video. Video ricetta, ricetta già fatta. Allora. Da premettere che i plum cake non mi vengono buonissimi nella macchina del pane, ho ripreso a fare le torte al forno. Avevo tre banane maturissime, dovevano andare via in qualche maniera. Ho cercato la ricetta, qua è morbida. E quindi ho trovato questa di giallo zafferano. Quello che vedete sopra sono banane caramellate perché ho messo lo zucchero semolato sopra. Allora, è una torta molto rustica, sta raffreddando, poi vi farò anche vedere il taglio. Io mentre la facevo ho detto vabbè, giro il video. Appena diciamo se mi viene buona la rifaccio. E invece ho detto siccome non lo so la rifaccio, però credo che sia venuta buonissima. Quindi sono tre banane di cui due tagliate a pezzettine pezzettini dentro e una fuori a fettine. Poi abbiamo due uova con 150 di zucchero montate a neve. Poi aggiungiamo 60 g di olio di girasole, 200 grammi di yogurt greco oppure 170 di yogurt normale. Io non avevo né lo yogurt greco e né quello normale, mi sono resa conto. Avevo il budino, ho dei budini morbidi al latte, alla vaniglia. Ho messo 170 di budini, vediamo poi il sapore come sarà. Il dessert alla vaniglia non era proprio budino solido. Poi 200 di farina. Avevo 160 di farina bianca e avevo aperta la farina integrale, quindi ho messo 40 grammi di farina integrale. Una bustina di lievito per dolci e un bel po' di cioccolata. C'erano le gocce di cioccolato, io avevo una tavoletta di fondente, ho messo un pezzo di quella grattugiata dentro. Credo che vi abbia detto tutti gli ingredienti, amalgamate tutto naturalmente. E questo è il risultato, ma io la voglio tagliare perché la voglio assaggiare calda. Mi piace assaggiarla calda. Ora allora, vediamo. Ah, poi 40 minuti a 180 gradi. Mi sento un matrimonio, ecco il taglio della torta. Perché io sono golosa. Aspetta, vuoto già, perché io sono golosa, la devo assaggiare anche se è calda. Wow! Mamma mia! No, già si vede che è buonissima. Niente, questa ricetta la collaudo. Anzi, scusate. Allora, intanto è morbidissima. Mamma, buona, 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 buona. Niente. Cottura perfetta. Complimenti a me, potete rifarla, vero? Garantisco. E la prossima volta faccio vedere tutti i passaggi, ma comunque sono quelli classici della torta margherita col frustino elettrico. Buon appetito! E dopo tantissimo tempo è arrivata lei a casa, la Dyson, anche se è il modello passato perché l'ha vuoto. Già ho fatto la prova e guardate cosa esce. Non mi interessa, mi interessa pochissimo. Scusate, con tutti i suoi accessori. Adesso li vado provando, li monto. Niente, ragazzi, comunque è fenomenale. Cioè, in un secondo, guardate che ha trovato. E io vengo da lei, che poverina, ha fatto il suo dovere. Una roventa, ma sento che non aspira più, quindi bye bye, bye bye.
Benvenuta a te. Continuo a provarla di nuovo.